Perché quando ci accusano di non voler fare infrastrutture, faticano a comprendere che le infrastrutture sono tante cose, sono certo le strade, la logistica, l'infrastruttura digitale, sono la più grande infrastruttura, la messa in sicurezza idrogeologica, ma le infrastrutture sono anche la scuola pubblica, la più grande infrastruttura civile e culturale di un paese. Allora, cara destra, no? Tu pensi che per rispondere al problema della crescita delle aggressioni contro i docenti, no? Nelle scuole, sia necessario rimettere al centro il voto in condotta? No, noi ti diciamo, vuoi ridare autorevolezza ai docenti italiani, alle donne e agli uomini che portano avanti la scuola? Comincia a pagarli dignitosamente, perché sono i meno pagati d'Europa ed è una vergogna. E vale nella scuola, vale nella sanità, è una vergogna. E poi sì, siamo contro lo smantellamento della sanità, del territorio, della medicina preventiva, che è questa sconosciuta. Ma che è questa medicina preventiva? Non vorrete mica prevenire, che poi se la gente sta meglio, come fa la sanità privata a fare i soldi? Perché il diritto alla salute è diventato diritto alla cura, è un'offerta, è una prestazione. Più stai male, più ne vendo. È un progetto politico preciso. E come ha detto Andrea tante volte, a questa regione bisogna fare una domanda. Volete una sanità che continui a non garantire il diritto alla salute o garantirlo solo a chi ha il portafoglio gonfio? Bene, sapete a chi rivolgersi? A quelli che stanno ai magazzini del cotone, a Bucci, alla fotocopia di Toti, a Giorgia Meloni. Rivolgetevi a loro. Volete una sanità che garantisca a tutti? Eccolo qui, quello a cui dovete rivolgervi. Andrea Orlando, la sua coalizione, tutti e tutte noi. Un'altra idea della Liguria. Si può fare, no? E poi, e ho finito, anche qua, dicono che noi siamo quelli che si occupano delle cose che non contano, che si occupano dei simboli o delle cose che non c'entrano con il lavoro degli enti locali. Allora vorrei dirgli questo. Primo, ha fatto bene Angelo anche qui a ricordarlo, io sono orgoglioso di sostenere oggi un candidato e tra 2 giorni un presidente, che con me e altri è andato fino al valico di Rafah a vedere che succedeva e a dire basta, no? Anche basta, 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 basta con la guerra, con la corsa ria, basta, basta, perché quella scena è la scena che condanna il mondo ad andare a gambe all'aria definitivamente. Non sono simboli, è quello che segna il futuro nostro, di tutti e tutte, e la possibilità che il futuro ci sia, perché oggi non è più scontato. E poi l'altra cosa di cui ci dicono sempre, ma vi occupate di queste piccolezze. Sì, noi continuiamo a dirci antifascisti, abbiate pazienza. Perché se per loro. Se per loro è normale che ci sia un tizio che va in giro, anche in questa regione, come Vannacci, dalle parti della casa di Sandro Pertini, a dire fate la X della decima ma sulla scheda. E se è normale che il vice segretario di uno dei partiti di maggioranza abbia potuto dire in Parlamento, mentre aggredivano un deputato del Movimento 5 Stelle con una spedizione punitiva, che fare la decima mas in aula era meno grave che cantare Bella Ciao, allora significa che occorre ricordarglielo che questo paese è un paese nato e fondato sull'antifascismo. Non è retorica, è una parte costitutiva della nostra libertà. Per l'oggi e per il domani. Avanti, insieme, andiamo a vincere e vinceremo.